Problemi di cellulite e ritenzione idrica? Allora ragazze, attenzione a come vi allenate o a chi vi allena, perché non basta avere una tesserina da istruttore per essere realmente degli istruttori o dei coach. Mi capita molto spesso, anche ieri di nuovo ho affrontato questa situazione, che ad esempio ragazze vengano allenate da cosiddetti istruttori, spesso provenienti dal culturismo, quello più marcio in un certo senso, e chiaramente questa ragazza con problemi di ritenzione idrica alle gambe, dove chiaramente per migliorare tutto l'aspetto generale, corporeo, estetico, l'allenamento migliore è quello che promuove la circolazione, il flusso sanguigno e quant'altro, com'è che viene allenata? A compartimenti stagni, un giorno le braccia, un giorno il petto, un giorno le gambe, eccetera, eccetera. Ora, secondo voi, questa è una cosa intelligente? A cosa serve ristagnare in un punto specifico il sangue? Anche perché, ragazzi, tendenzialmente un'altra cosa da tenere in considerazione è che questa tipologia di allenamento così settoriale spesso viene fatta quando si vuole andare ad acutizzare, ad enfatizzare, ad innescare processi di massa muscolare in quella ipotetica zona. E anche l'alimentazione sottostante, allora a quel punto seguirà una classica alimentazione da massa. Ma una ragazza che deve dimagrire, perdere peso, migliorare la composizione corporea, la cellulite, eccetera, a che cosa cazzo serve? Meglio un total body allora. Attenzione a chi vi affidate.